Ciao a tutti, oggi nuovo video slime senza colla. Allora, utilizzo l'aloe vera, questa qui verde, e ne metto un bel po', come vedete già un gel fantastica, e poi vado ad aggiungere lo zucchero, e di zucchero vado a metterci giusto un cucchiaino così, e poi vado a rimescolare. Con l'aloe vera è molto facile perché è molto gommoso e colloso. E poi vado a mettere il tutto in freezer per un giorno e in frigorifero per un altro giorno. E poi vi faccio vedere che cosa è uscito. Ok, ecco qui lo slime, questo è ciò che è uscito. Qualche giorno fa nella mia community ho lasciato un messaggio e chiedevo che video volevate vedere, e in tantissime mi avete scritto che volevate un video slime, e mi avete lasciato anche le ricette. Vi invito a, se avete dei video da consigliarmi, di andare a commentarlo ancora, tanto lo guardo regolarmente. E quindi proviamo le ricette di due iscritte. Siamo pronti? Ok, vado, partiamo da questa qui. Allora, ci vuole 4 cucchiaini di shampoo, meglio se denso, un cucchiaino di zucchero, metterlo 2 ore nel congelatore e olio per il corpo. Ok, allora, ho lo shampoo, io utilizzerò questo qui di Herbalessence. Ok, allora, io utilizzerò questo shampoo di Herbalessence, ma utilizzate qualsiasi shampoo che avete in casa, e quindi andiamo a mettere 4 cucchiaini. Uno, due, tre e 4. Facciamo scendere tutto lo shampoo. Adesso vado a prendere un cucchiaino di zucchero, come già consigliato. Ok, ecco qui. Rimescolo. E vado a mettere questo composto, come ha detto lei, nel congelatore. Per 2 ore. Ok, allora questo è lo slime dopo 2 ore di freezer, e come ha detto la ragazza, ora andremo ad aggiungere l'olio. Io ho questo qui che è un olio essenziale bio di menta pipirita per il corpo eccetera e per i capelli, quindi andrò a mettere questo, ed è questo olio qui, però non so che olio avete voi. Ok, vado ad aggiungerlo e ora vado a rimescolare. Vediamo che cosa ne esce, ok? Questo è lo slime che mi è riuscito. Secondo voi è giusto? Oppure ho sbagliato qualche cosa? Perché a me non sembra solido. Però un pochettino c'è.
pochettino è un po' come uno slime, però forse dobbiamo farlo sgelare, come si può dire? Sono tutta impiastricciata, questo è il risultato. Del primo slime. Quindi non saprei dirvi, però sta funzionando un pochino. Sì, sì, sta funzionando. Quindi vediamo un po'. Vedete? Mi sposto fin qua, non so se vedete, sta un po' funzionando, però nel secondo suggerimento ci dicono di utilizzare slime con shampoo e bagnoschiuma, metterlo in freezer e in un'altra ciotola una soluzione di detersivo più bicarbonato e mischiarli. Ok, intanto vi ringrazio per i messaggi. Allora, lei non dà indicazioni, quindi io faccio due cucchiai e due cucchiai. Quindi facciamo un cucchiaio di shampoo, poi non so se è giusto. Un cucchiaio di shampoo. E un cucchiaio, due cucchiai di shampoo. Ecco qua. E adesso aggiungo due cucchiai di bagnoschiuma. Io utilizzo questo qui dell'Elidor, come sempre. Ormai lo conoscete. Ok, uno. Lo metto un sacco. E due. Mi sa che c'è più bagnoschiuma nello shampoo. Aggiungo ancora un po' di shampoo. Ok. Mescoliamo. Questo è il risultato. E come con l'altro andiamo a metterlo per 2 ore in freezer. E dopo li tiro fuori tutti e due e li continuiamo. Secondo slime. So che è tutto sporco, ma perché prima ho fatto il primo, ho fatto un pasticcio. Allora andiamo ad aggiungere un cucchiaino anche di bicarbonato. Io utilizzo questo qui, si vede? Della Primia, ma è uguale, utilizzate quello che avete. Quindi aggiungiamo il bicarbonato e aggiungiamo anche un cucchiaio di detersivo per piatti. Questo qui è della Chantecler, ma qualsiasi cosa che avete va bene. E ora il composto è questo, andiamo a rimescolare. L'ho tenuto ovviamente 2 ore in freezer, come ha detto la ragazza, io mi sono fidata. Giriamo. È partito. Oddio, questo è venuto bene secondo me, lo vedete? Questo slime è bellissimo. Ma ve lo faccio vedere sulle mani. Però sì, ha un effetto
slime. Adesso per terra, mamma. Secondo voi sono stati epic fail oppure lo slime è venuto bene? Fatemi sapere con un commento qui sotto che cosa ne pensate e lasciatemi delle ricette se avete altre ricette. Ciao, noi ci vediamo nel prossimo video con un nuovo video slime e non.